capitolo 17, amen, prima di re. Capitolo 17, leggeremo dal verso 1 al verso 6. Ditemi amen quando siete in questo verso, che è molto importante, so che è parola di Dio per la tua vita. Amen. Non scoraggiarti, non darti per perso, continua a lavorare come stai lavorando e se vuoi fai di più. Amen. Prima di re, capitolo 17, dal verso 1 al verso 6. Amen. Tutti hanno questo, la loro Bibbia aperta? Amen. Dice così: prima di tutto, la mia Bibbia, in questa versione che useremo, e grazie al fratello Antonio per questa versione che ci hai rivelato, perché mi sta aiutando tantissimo. Amen. E dice così questa Bibbia: durante la siccità Dio provvede a Elia del cibo miracolosamente. Fratelli, sapete cosa abbiamo bisogno nella nostra siccità? Qualunque sia, se sia spirituale, se sia economica, se sia quello che sia, sapete di cosa abbiamo bisogno? Il fratello l'ha menzionato nella sua preghiera: di un evento soprannaturale. Tutto ciò che abbiamo bisogno quando non capiamo nulla è l'intervento di Dio, non l'intervento di Dio che di un qualcosa di soprannaturale. E voglio parlare di questo oggi. Dice, cominciando dal verso 1: Elia, il tisibita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab, amen, com'è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele. Attenzione, perché questo è quello che fa la differenza in Elia. Dice, alla cui presenza io sto. Amen. Elia stava dicendo, io non sono solo andato alla presenza di Dio, ma io rimango nella presenza di Dio. Affinché accada un qualcosa di soprannaturale, devi stare nella presenza di Dio quando tutto va bene, quando tutto va male, quando tutto è così. Dobbiamo stare sempre alla presenza di Dio. Amen. Dice, alla cui presenza sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Che autorità e potere che aveva Elia, dicendo, quando io parlerò. E non stava dicendo che prendeva il posto di Dio, attenzione, ma era Dio, lo Spirito di Dio, che lo stava guidando, parlando profeticamente, dicendo, quando io parlerò, tutto cambierà. Amen. Signore, alleluia, leggendo questa porzione, Signore, preghiamo a te in questo momento, Signore, che la tua parola si possa espandere, Signore, meravigliosamente nei nostri cuori. Alleluia. Che questa parola possa entrare, Signore, in un modo impetuoso nel nostro cuore quest'oggi, Signore, rompendo ogni barriera, rompendo ogni catena, Signore, portando fuori al tuo popolo da uno stato di siccità, Signore. Alleluia. Portando questa pioggia di benedizione sopra le nostre vite, sopra le vite di coloro che stanno ascoltando e che ascolteranno questo messaggio, Signore. Io ti chiedo, Signore Santo, nel nome di Gesù Cristo, compi la tua parola in questo giorno, facendoci vedere un qualcosa di soprannaturale. Amen. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi, continueremo con la lettura della scrittura. Fratelli, perché Elia stava dicendo questo? Nei versi precedenti, nel capitolo 16, potete capire che il re Acab, amen, non stava facendo ciò che era giusto agli occhi dell'Eterno. Amen. Voglio leggervi un'introduzione, amen. Ci sono tante Bibbie che hanno diverse introduzioni prima di un libro, che ti dà un aiuto di capire di che cosa parla il libro che stai per leggere. Questa l'ho presa da una versione, da una Bibbia che è la Bibbia interconfessionale, è un linguaggio molto semplice, e chiedo alla sorella se mi può aiutare. Dice, i due libri del re, dei re, presentano l'insieme, la storia di Israele durante la monarchia, ok? Abbracciano il periodo che va dalla vecchiaia e la morte di Davide fino alla deportazione in Babilonia, ok? Il primo libro si apre con la descrizione degli ultimi anni di Davide. Prima della sua morte, egli assicura la sua successione a Salomone, il quale, divenuto re,
si dedica soprattutto all'organizzazione amministrativa del regno e alla costruzione della regge del Tempio. Alla morte di Salomone il suo regno si divide, ok? La casa di Davide mantiene il governo del territorio di Giuda al sud, mentre tutto il territorio, tutto il nord diventa il regno distinto chiamato Regno d'Israele. Ok? Il libro racconta parallelamente la storia dei due regni, ok? Talora alleati, ma dice la parola talora in conflitto, fino alla metà del IX secolo, ok? Ora, questa è la parte finale, che verso la fine del libro di Prima di Re, e questo è quello che, di cui oggi parleremo. Il protagonista degli ultimi capitoli è il profeta Elia, ok? Ciò che maggiormente colpisce chi legge il libro di Re è il carattere religioso del racconto, amen, dei vari re, amen. Si mette in evidenza che cosa, se hanno fatto o no la volontà di Dio. Qual era il problema? Che i re non stavano facendo la volontà di Dio, ok? La colpa che più viene rimproverata ai re infedeli, è il culto, attenzione, reso a divinità pagane, spesso indicato come il peccato di Geroboamo. Qual era il problema di questo tempo? Amen. Che i re, amen, facevano ciò che agli occhi dell'Eterno era una abominazione. I re stavano apostasando, si dice così la parola, veramente dalla fede. Fratelli, al tempo di oggi non è cambiato nulla, siamo negli stessi tempi e stanno succedendo le stesse cose. Cosa vuol dire? Fratelli, ci sono purtroppo chiese che fino a forse a ieri, o l'altro ieri, o un mese, predicavano la sana dottrina, ma si stanno sviando dalla verità. E la parola di Dio dice che in questi tempi l'apostasia sarà molto grande. Siamo negli stessi, nella stessa situazione. Amen. Quindi cosa stavano facendo questi re? Stavano spingendo all'idolatria il popolo. Coloro che dovevano governare il popolo stavano spingendo il popolo a un'idolatria, a idolatrare. L'idolatria non necessariamente è adorare una statua, ma l'idolatria è anche portarti a credere che tutta la tua vita, per esempio, deve dipendere dal denaro. E ci sono, purtroppo, dico, persone che predicano questo, dimenticandoci che la vera predicazione è la parola di Dio, la morte di Cristo e la sua resurrezione, salvezza per la nostra vita. In questi tempi difficili si ascoltano tante parole. Attenzione, fratelli, che possono sembrare buone parole. Quando tu ascolti un messaggio, ascoltalo tutto, perché tu ti accorgerai che comincia bene e incomincia questo messaggio a arrivare nel tuo spirito, lavorando nel tuo cuore, ma dopo arriva la parte negativa, non ti presenteranno mai la parte positiva. Invece noi siamo veramente apostolici pentecostali, e quando noi parliamo con una persona le diciamo subito chi siamo e cosa crediamo e che cosa devono fare, non nascondiamo nulla. Attenzione quando ti si presenta un discorso dove tu le dici: ma dimmi qual è la motivazione. Ma no, io voglio, e ti fanno capire la prosperità, l'amore, ma non ti parlano del messaggio. Ti stanno portando a uno stato spirituale dove è solo questione di tempo che incomincia a idolatrare, comincia a dare fiducia a quell'uomo, a quelle persone. Questo era quello che succedeva in quei tempi, amen? Quindi, fratelli, cosa succede? Dio manda profeti, amen? Perché? Per dire a questi re che la tua condotta non sta bene. E Dio mandò Elia ad Acab per dirle: guarda che il tuo comportamento non sta bene. Amen. Elia, se vuoi, Acab, potete leggerlo, amen, nel verso del capitolo 16, nel verso, scusate, vediamo se lo trovo, nel verso 30 e 31 dice: Acab, figlio di Orim, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno più di tutti quelli che furono prima di lui. Amen. Quindi immaginate che spirito che si stava tramandando. Amen. Dice: e inoltre, come se fosse stata per lui un'inerzia il seguire i peccati di Geroboam figlio di Nebat, prese in moglie Jezabel. Un disastro, fratelli. Già conosciamo la storia di Jezabel, un disastro.
Quindi Dio interviene portando il profeta Elia che andò da Acab e le disse: com'è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Le stava annunziando, profetizzando una siccità. Quante volte arriva una parola alla nostra vita che dice: o il tuo modo di vivere, il tuo modo cambia, o arriverà un momento che non vedrai niente. Quante volte abbiamo ricevuto nella nostra crescita, nella nostra cammino in Cristo, una parola di questo genere? Amen. Dice nel verso 3, poi, attenzione, dopo che, alleluia, Elia ha fatto questo, l'Eterno ne parla nuovamente. E le dice nel verso 2, poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: vattene da qui, volgiti verso est, nasconditi presso il torrente Cherim che si trova a est del Giordano. La parola Cherim, sapete cosa significa? Significa taglio. Vuol dire Dio ti usa per portare una parola di speranza a una famiglia, a una persona, a un parente. Le dai una parola profetica. E fratelli, nella Chiesa di Cristo le parole profetiche ci devono essere. E Dio dà parole profetiche alla sua Chiesa, perché parte, amen, della Chiesa, del piano di Dio. Quindi dà una parola profetica, ma il Signore le dice: ora vattene via, prima che tu venga contaminato. Vattene via, basta, perché? Perché immaginate Acab e Jezabel, che stavano nel loro mondo dove tutto andava bene, arriva il profeta e interviene in un modo così drastico. Immaginate come si sentono queste. Immaginate la scena di che è successo. Ora, pensate alla saggezza dell'Eterno, come per dire: tu le hai dato una parola dura, ora esci da questo problema, perché cominceranno discussioni con te. E Dio non vuole che noi discutiamo tante volte, Dio vuole che diamo una parola, finito, basta discutere, perché entrare nella discussione è fare il piano di Satana, è fare il piano del nemico. Quindi le dice: dai la parola, vattene via. Però attenzione a cosa le dice. Le dice: ora tu verrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Così egli partì e fece secondo, che cosa? La parola dell'Eterno. Amen. Andò e si stabilì presso il torrente Cherim che si trova a est del Giordano. Attenzione, questo è quello, fratelli, di cui abbiamo bisogno oggi, di un evento sovrannaturale. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera e beveva al torrente. Elia, un grande profeta che stava alla presenza di Dio, dà una parola profetica e Dio le dice: vattene nel deserto. Immaginate il profeta, dice: Signore, nel deserto? E come vado a vivere nel deserto? E il Signore dice: tu berrai acqua dal torrente e tu mangerai. Le stava già dicendo: fai come ti dico io, andrai in un luogo di siccità, ma tu vedrai la benedizione del Signore. Ha dato una parola e si è dovuto allontanare dalle comodità, forse gli aveva da mangiare, forse gli aveva tutto quello che le serviva, e Dio le disse: non ti serve questo, vattene via. Fratelli, aveva proclamato la siccità e la siccità è arrivata, la pioggia incominciò a mancare. Voi sapete quanto è importante per la terra ogni giorno ricevere acqua. Amen. Qui al nord forse non succede tanto, ma al sud se manca l'acqua, la siccità è grave. Io manco da tantissimi anni nella regione della Sicilia, ma non so se è ancora così in Sicilia, in alcune città, fratelli, l'acqua la danno solo in determinati orari, perché non hanno acqua a sufficienza. Sono in stato di siccità durante l'estate, è grave. Amen. E io penso che nessuno di noi voglia stare in uno stato di siccità. Uno strano annuncio aveva dato Elia. Disse: alleluia, che come vero l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. E stava dicendo: io ora profetizzo che nella vostra vita, dove voi siete e alle persone che sono intorno a voi, ne mancherà tutto. Perché? Per colpa di un re che stava disonorando all'Eterno, che stava portando il popolo, alleluia, all'idolatria. Niente pioggia fino alla sua parola. E fratelli,
L'altra cosa interessante è che Acab non ha menzionato, e non ha, scusate, Elia non ha menzionato ad Acab e a Jezabel qual era il piano che l'Eterno le aveva detto di andarsene. Immaginate se Acab dice, bene, tu stai profetizzando questo, ma sei anche tu parte di quello. Non sapevano che Dio aveva un piano per lui. Fratelli, non possiamo capire il piano di Dio solo fino a quando non obbediamo totalmente alla parola di Dio. Dio le disse di andare lontano dalla sua nazione, di andare nella solitudine, fratelli. E tante volte la solitudine è importante e necessaria nella nostra vita affinché accada un qualcosa di soprannaturale. Amen. Qual è la situazione che ti sta affliggendo? Qual è la situazione dove non vedi cambio? È una situazione di siccità. Amen. Però, fratelli, Dio si prese cura di Elia ed è questo che ha toccato il mio cuore. Le disse, le diede due cose importanti. Attenzione, le menzionò che dove lui sarebbe andato avrebbe trovato un ruscello. E attenzione come dice, amen, ha un ordine. E le dice, prima tu verrai. Sapete perché menziona prima tu verrai? Perché il corpo umano morirà prima di sete che di fame. Che meraviglioso Signore, che stava pensando prima alle necessità di Elia, perché conosceva le necessità. Le dice, tu berrai acqua dal torrente, perché la prima cosa di cui abbiamo bisogno è acqua, perché il nostro corpo è composto principalmente di acqua. Alleluia. La fame fisica arriva dopo, possiamo moriremo prima di sete che di fame. In un deserto è questione di un attimo morire di sete, perché la siccità, il calore ti fa mancare, ti fa espellere sudando tutto quello che è liquido. Quindi le dice il Signore, tu verrai al torrente. E attenzione, dice, io ho comandato. Vuol dire che Dio sta ordinando alla natura di provvedere cibo ad Elia. Questo è un evento soprannaturale. E attenzione che non menziona, ti manderò un uccellino, ti manderò una cosa. Menziona i corvi, che il lavoro del corvo è rubare il cibo. Il corvo non ti porterà mai un cibo, il corvo ti prenderà il cibo. Le stava dicendo, io voglio fare un qualcosa di soprannaturale che solo io posso fare. Io ordinerò ai corvi, coloro che rubano, coloro che cercano mangiare, di portarti da mangiare. Un evento soprannaturale. Abbiamo bisogno nella nostra vita, in questo momento, un evento soprannaturale. Il Signore le stava dicendo ad Elia che affinché succedesse un qualcosa di soprannaturale si doveva distaccare uno affettivamente da se stesso, dai nostri bisogni, dalle nostre necessità, da ciò che secondo noi è utile in questo momento. Signore Gesù, grazie. E Dio le sta dicendo, non è bisogno di questo, perché io ho una provvigione per te. Doveva rinunciare alle cose mondane per poter fare che? Vivere una vera vita in relazione con Dio. Quando nella nostra relazione con Dio incomincia a mancare qualcosa, c'è un'affettività, un qualcosa nella nostra vita che non ci permette di staccarci e arrivare in quel luogo dove accadrà qualcosa di soprannaturale. Entriamo, fratelli, entriamo verso il deserto, ma come vediamo il deserto ci spaventiamo? Facciamo un passo indietro e ritorniamo da dove siamo venuti, perché lì stavamo bene. Il popolo di Israele fece così, si lamentavano nella terra di Egitto perché stavano male, il Signore li porta via, li porta in un deserto, ma il viaggio che dovevano fare era un viaggio molto corto, ma nel deserto già gli era stato detto che Dio avrebbe provveduto, e Dio ha provveduto il fuoco durante la notte, il giorno avevano la manna, avevano tutto, ma erano nel deserto. Però cos'erano gli affettivi, i legami che erano rimasti nella contaminazione dell'Egitto? Erano i loro cuori. Quando stiamo insieme a qualcuno, a qualcosa, il nostro cuore viene contaminato. È una bugia dire non mi succederà nulla. È bugia, perché è tutto spirituale. Il tuo cuore viene contaminato. Hai bisogno di camminare piano piano verso il deserto solo per purificarti e per vedere la mano di Dio. Dio ha aiutato Elia a staccarsi dal naturale. Amen. E quando Dio, fratelli, Elia ha deciso di servire a Dio, cosa ha fatto Dio? Dio l'ha cominciato a nutrire di ciò che aveva bisogno. Amen.
Alleluia. Vivendo nello spirituale, cose soprannaturali accadono. Vivendo nello Spirito, guidati dallo Spirito Santo, cose soprannaturali accadono. Cosa stai aspettando di soprannaturale? Qual è il miracolo? Per me, quello che vi ho testimoniato è un miracolo soprannaturale. Amen? Una persona ha detto, voglio farvi un'offerta, voglio farvi un regalo. Non è mai arrivato quel regalo, quell'offerta. E tante volte la mente, amen, è basata, ok, riceverò quell'offerta. Dio non l'ha fatta arrivare perché aveva qualcosa di più grande. Potete capire, quando noi ci leghiamo alle cose che ci promettono, stiamo perdendo la benedizione di Dio, perché stiamo dando, alleluia, peso alle parole di un uomo, alle promesse di un uomo, quando Dio dice aspetta, perché la benedizione che arriva è molto più grande. Solo passa un attimino nel deserto, perché io voglio farti vedere chi io sono nella tua vita. Amen. Amen. E quando veramente noi siamo guidati dallo Spirito Santo, la siccità piano piano incomincia a sparire. Nel deserto c'era un torrente, fratelli, un torrente nel deserto. E il torrente, fratelli, ha dato acqua per un tempo ad Elia. Perché se continuate a vedere cos'è successo, altri due eventi soprannaturali sono accaduti. Perché quando il torrente si è seccato, Dio l'ha portato in un altro luogo, dove una persona aveva bisogno, dove una persona aveva solo il minimo indispensabile per mangiare per lui e per suo figlio, e lei gli dice no, pensa a darmi una piccola porzione a me, perché il resto lo farà Dio. E Dio ha compiuto un'altra cosa di soprannaturale. Poi si è spostato in un altro luogo dove una persona è morta, e Dio ha detto no, e lui ha detto no, fammela portare nella mia camera, fratelli. E lui è passato dal deserto, ma nel deserto ha cominciato a essere guidato dallo Spirito di Dio, e cose soprannaturali succedevano per lui. Fratello, vuoi vedere una persona convertirsi? Vivi il tuo deserto, lascia che Dio ti mostri la sua potenza, lascia che Dio per mezzo dello Spirito Santo ti usi per elargire e diramare il potere dello Spirito Santo ogni giorno. È importante che lo Spirito in noi ogni giorno si manifesti. Cose soprannaturali devono accadere. E lo Spirito Santo rappresenta il fuoco. Amen. Chi è che sa come può, alleluia, come si può alimentare il fuoco? Quali sono gli elementi del fuoco? Questo mi ha colpito cercando ed ascoltando un maestro. Il fuoco, prima di tutto, lo puoi produrre con legno, lo puoi produrre con una candela. C'è tanti modi di produrre il fuoco. Ma veramente, come si attiva il fuoco? Ci sono degli elementi importanti del fuoco. Il primo elemento è il combustibile. È quella materia capace di liberare l'energia. Non so se la parola è giusta, il carburante è la sostanza che mette e che partecipa con il combustibile perché si faccia il fuoco. Dopo c'è la temperatura. Perché, fratelli, voi potete credere che quando la temperatura incomincia a diventare alta, le cose che stanno accanto prendono fuoco senza che il fuoco le tocca. Se tu entri in una casa incendiata dove fa caldo, tu puoi prendere, i tuoi vestiti possono prendere fuoco solo con il calore. Quindi la temperatura è importante. Più la temperatura si alza, e più il fuoco si propagherà senza che il fuoco ti tocchi. Amen. Sto parlando, alleluia, in un modo molto importante per la tua vita oggi. E la quarta punto importante, che è il punto più importante per noi oggi, è la reazione a catena. Sapete cosa succede? Che quando incomincia a bruciare la sedia, poi si brucia la sedia accanto di quella sedia, poi la sedia accanto, e il fuoco va avanti finché il fuoco non fermi. Ma c'è una parte spirituale per noi questa mattina, per te, che il combustibile per te questa mattina è Gesù Cristo, colui che libera il suo potere nella tua vita. Il comburente siamo noi, che partecipiamo alla liberazione del potere di Cristo nella nostra vita. Riceviamo lo Spirito Santo, che serve lo Spirito Santo se rimane a noi, lo attestiamo, ma noi siamo chiamati a partecipare a questo potere, elargendo il potere dello Spirito Santo. Come? Parla profeticamente, dalle una parola, tocca una persona nel nome di Gesù, la persona sarà sanata. Questo è il potere che ogni giorno, come popolo apostolico pentecostale, dobbiamo vivere. Parla una persona e la persona si sana. Le dai una parola di fede e la vita di quella persona cambia. Alleluia.
Abbiamo detto la temperatura, oh, la tua temperatura, com'è la tua temperatura? È la tua lode, la tua adorazione che produce quel fuoco, quell'ardore dove tu senti un fuoco incredibile. Quando hanno pregato per me la prima volta, Carlos, che il mio pastore mi ha detto, senti, io non sapevo neanche cos'era la parola di Dio, io non sapevo neanche cos'era la verità di cui vi sto parlando, solo il mio pastore mi dice, il mio pastore, ora è il mio pastore, ma in quel momento quest'uomo mi disse, voglio pregare per te. Io dico, non c'è problema, accetto ogni tipo di preghiera, non c'è niente di male. Ma quando lui pregò per me c'era un fuoco che bruciava dentro me. Questa è la temperatura che noi dobbiamo creare. Questa è la temperatura che quando tu preghi per una persona, quella persona deve dire, sento bruciare qualcosa dentro di me. E quando il bruciore arriva nella persona, è il fuoco dello Spirito Santo che sta salendo, fratello, continua a pregare, perché questa persona, ti garantisco che nel nome di Gesù Cristo, riceverà lo Spirito Santo e comincerà a parlare in altre lingue, alleluia, come dice la parola. E quando questa persona comincerà a parlare in altre lingue, sapete cosa succede? Che lo Spirito Santo incomincia una reazione a catena. Oh, fratelli, questo ha toccato il mio spirito, perché voglio parlarvi di un qualcosa di molto miracoloso che a me ha fatto piangere, di una testimonianza che mi ha fatto piangere, e questa testimonianza ti aiuta oggi. Se non hai ricevuto lo Spirito Santo, ti può aiutare a ricevere lo Spirito Santo. Se non hai, se hai lo Spirito Santo, è anche per te, perché quando parliamo dello Spirito Santo non è solo per chi lo ha ricevuto, ma anche per chi ha lo Spirito Santo e forse non sta esercitando i doni dello Spirito Santo, non sta esercitando il potere. Quando si parla dello Spirito Santo, fratelli, non è solo per chi non lo ha. Tante volte possiamo spegnere questo fuoco, fratelli. E in una testimonianza, una donna egiziana, e non so come, arriva a convertirsi. Si converte perché le parlano di Cristo, vede la verità della parola di Dio, lei si converte, diventa evangelica. Solo che nella sua conversione non dice niente a nessuno e lei si sposa con suo marito, ovviamente un marito musulmano. Al momento di sposarsi, e prima ovviamente, voi sapete come funziona per i musulmani, prima di sposarsi non dice niente a suo marito della sua conversione. Il problema numero uno nella nostra vita è non avere fede e parlare con sincerità e con la fede in Cristo in che cosa noi crediamo, pensando che se parliamo duramente a una persona la possiamo offendere. Elia parlò duramente, profeticamente, ma era per la salvezza del popolo. Se noi cominciamo a pensare, no, questo non è il tempo, questa persona le posso far male, se questa persona le parlo si allontana da me, fratelli, Dio arriverà con una bella siccità nella tua vita. Fratelli, questa donna non ha detto la sua conversione al marito. E ogni volta che il marito andava a lavorare, sapete cosa faceva? Di nascosto, quando il marito lavorava, alla figlia, ascoltatemi bene, alla figlia di 6 anni e alla figlia di 6 mesi le leggeva la parola di Dio, le stava inculcando la parola come dice la parola di Dio. Solo che è avvenuto un evento inaspettato, un qualcosa è successo, che un giorno il marito è tornato prima da lavoro e il marito ha trovato la moglie con le figlie leggendo la Bibbia. Ora immaginate una persona musulmana, provate a conoscere un musulmano, vedete quanto loro credono alla loro fede, che come era agito, come poteva reagire secondo voi? Il marito ha ammazzato la moglie e l'ha seppellita in una fossa. Attenti, ha preso la figlia di 6 anni e la figlia di 6 mesi e le ha seppellite vive, solo perché stavano credendo alla parola di Dio. Solo che dopo 15 giorni, amen, dopo 15 giorni che hanno cominciato a cercare, hanno trovato le bambine. Le bambine dopo 15 giorni che erano vive, seppellite sottoterra, vive. Fratelli, questa notizia ha cominciato a viaggiare per lo Stato, per la regione, la città dove loro erano in un modo incredibile. Quando cose sovrannaturali succedono nella tua vita, queste notizie, fratelli, corrono come più che mai, perché il mondo non capisce più niente. Solo che la gente si domandava, 15 giorni sepolte vive sottoterra, come hanno fatto a vivere? Questa ragazzina di 6 anni è stata invitata in diversi canali di TV perché la gente voleva sapere come
avevano fatto una bambina di 6 anni, una bambina di 6 mesi, a rimanere vive, sepolte. Nel centro Italia, 10 persone si sono salvate, ma 10 persone si sono salvate, sicuramente era il piano di Dio, che le ha dato il permesso di trovare ossigeno, sepolti dalla neve. Ci sono tante cose che stanno dicendo, ed è tutto scientificamente buono, ma io le dico che è Dio che ha permesso a queste 10 persone di vivere. Altre purtroppo non hanno vissuto, perché Dio ha deciso così. Perché è Dio che decide se devi vivere oppure no. Tu puoi andare, essere sotto una slavina, cercare di scavare, farti una caverna, sì, puoi farlo, ma se Dio dice è finito, è finito. Questa bambina è stata chiamata per testimoniare cosa stava, come hanno fatto. E questa bambina, quando dicono raccontaci, lei dice mio papà ha ammazzato mia mamma e ci ha sepolti vivi. La gente diceva ma vogliamo sapere come avete fatto. Dice mia mamma ci stava semplicemente parlando di Dio, di Gesù Cristo, della salvezza, della sua parola. Mio papà ci ha ammazzato. E la donna diceva, noi vogliamo sapere come avete fatto a rimanere vive, perché c'è una rete di informazione che sta leggendo questo programma e la gente vuole sapere. Tu vuoi sapere oggi come hanno fatto vivere queste persone? Questa bambina credeva in Dio. Questa bambina credeva nelle parole che la mamma le stava insegnando. La mamma è morta per la parola di Dio, ma la mamma aveva fatto un bel lavoro, porre nel loro cuore la fede in Cristo, nella parola di Dio, non nell'uomo. Hanno confidato in Dio. Sapete qual è il miracolo? Che la bambina ha testimoniato che ogni giorno un uomo vestito di bianco le portava da mangiare a lei e sua figlia, a sua sorella. Un evento sovrannaturale, perché queste bambine conoscevano al Dio, al Re dei Re, all'unico provveditore nella tua vita. Se stai cercando cibo da qualche parte, forse stai sbagliando. Elia ha ricevuto cibo dai corvi, un evento sovrannaturale. Queste bambine hanno ricevuto la grazia di Dio, seppellite. Fratelli, tu puoi stare sotto la terra, se Dio è con te, Dio è con te, come farà a farti vivere? Io non lo so, Dio lo farà. Ma non è questo il tutto per tutto, ma per finire questo culto, amen, questa bambina ha continuato la sua testimonianza, perché non è finita la testimonianza, perché questa bambina aveva un piccolo fuoco nel suo cuore che stava crescendo per la fede della mamma, ma quando l'evento sovrannaturale è accaduto nella sua vita è diventato un'esperienza personale. Sapete quando muore un cristiano? Quando vive nell'esperienza degli altri, senza poter vivere le proprie esperienze sovrannaturali. È solo questione di tempo che entri in siccità, perché tu continui a vivere nell'esperienza del fratello, ascoltando una testimonianza, ma che non cambia niente. Se queste testimonianze ti edificano, Signore, io voglio vivere l'evento sovrannaturale. Qual è l'evento sovrannaturale che serve nella tua vita in questo momento? Pensalo e incomincia a parlare col Signore, perché sapete cosa ha fatto il Signore? Quando la bambina è tornata a casa, secondo voi cosa ha fatto? Ha continuato a parlare di suo papà, di quanto era cattivo? No, tutto quello era dimenticato. Perché? Perché ormai, fratelli, la mamma era morta, il papà lo hanno ammazzato perché lì c'era la pena di morte e spiegano, ma non è importante. Quindi la vita di quelle persone sono finite, ma queste bambine avevano una nuova vita in Cristo da affrontare. Fratelli, quando lei stava raccontando questa testimonianza e lei stava glorificando a Dio, improvvisamente questa bambina di 6 anni ha cominciato a parlare in lingue. Alleluia. Ha ricevuto lo Spirito Santo, il potere di Dio l'ha immersa. Fratelli, la gente che stava ascoltando ha cominciato a parlare in altre lingue. Gesù Cristo il combustibile era lì. Lei era quella parte necessaria per far accendere il fuoco. Il fuoco si è acceso, la temperatura è aumentata e la reazione a catena è avvenuta. Fratelli, questo è quello che è successo nel giorno di Pentecoste. Pietro parlando una parola, Gesù Cristo era lì perché lo Spirito Santo era lì, perché lo Spirito Santo prima ha inondato gli apostoli, prima di dare il discorso. E quando Pietro ha parlato, chi ha creduto? A me, lo Spirito Santo si è diramato. Fratelli, questa è la nostra vita. Quando tu arrivi in un luogo e qualcosa di sovrannaturale deve succedere. Fratelli, la siccità, ve lo dico nel nome di Gesù, è finita per chi crede
nel potere sovrannaturale di Dio, non nel potere dell'uomo. Fratelli, questa persona ci aveva promesso un aiuto. Amen. Due volte mi ha detto: scusami, non l'ho fatto, ti farò questo bonifico. E gli dico: grazie, ho bisogno. Non è mai arrivato, perché la nostra fiducia, senza accorgertene, va a finire verso l'uomo. Ora Dio dice: questo non arriverà, ora ti lascio io un pochettino a bollire nel tuo problema. Ma quando tu incomincerai a glorificarmi, ad adorarmi, quando non capisci niente, fratello, prega in lingua al Signore. Prega in lingua, perché lo Spirito sa come anelare a Dio. La nostra carne tante volte non ce la fa, ma lo Spirito sa come anelare a Dio. Prega. E forse sei veramente, alleluia, la debolezza sono io, ma mia moglie sta pregando in lingua nell'altra stanza, fratelli, quel potere sovrannaturale si va a elargire nella mia casa, alleluia, fino ad arrivare a me, fino a darmi a me. E tante volte, quante volte tu senti che stai pregando, il vicino a te comincia a pregare in lingua, qualcosa succede a te, che lo Spirito che in te si sveglia. Fratelli, questo è apostolico, questo è pentecostale, questa è la nostra vita, perché lo Spirito Santo dice la parola che non era stato ancora dato, perché Gesù Cristo non era stato glorificato. Questa bambina stava glorificando a Dio e lo Spirito Santo è sceso. Cosa vuoi che succeda quest'oggi? Vuoi che questo fuoco si accenda? Alleluia. È tempo della reazione a te. È tempo che questa reazione si accenda. Sapete qual è il problema? Che parliamo troppo dei nostri problemi, parliamo troppo delle difficoltà, parliamo troppo delle persone che ci hanno fatto male, parliamo troppo, fratelli. Preghiamo di più tutto quello che abbiamo bisogno, fratelli, se possiamo alzarci in piedi. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie, e questa reazione accadde. Grazie, amen. Grazie. Questa veramente parola. Grazie. E Elia profetizzò una parola di siccità, perché il popolo stava idolatrando. Amen. Contro Dio. E qual è l'idolatria nella tua vita? Qual è quella sostanza, quella cosa che in questo momento non ti sta permettendo di glorificare a Dio come Dio vuole che lo devi glorificare? Perché quando nel nome di Gesù impariamo a glorificare a Dio, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Salvatore, il Procuratore di ogni cosa, fratello, alza le tue mani, glorificalo e Dio compirà qualcosa di sovrannaturale. Non sono parole mie, è parola di Dio, è testimonianza di gente che ha vissuto questo e continua a vivere, perché lo Spirito Santo non è un dono che arriva e finisce. Lo Spirito Santo è un dono del Signore che arriva nella tua vita, ma è per portare un cambio, per portare una soluzione, per portarti veramente a un livello, fratello, sorella, che dove tu arrivi qualcosa comincia a prendere fuoco. Il mondo ha bisogno di prendere fuoco, il mondo ha bisogno di bruciare, perché quando il fuoco brucia un qualcosa, allo stesso tempo ti sta purificando nel nome di Gesù. Ora la rabassè, la rabassè. Oh, io ti invito in questo momento.